questo bel contenitore noi mettiamo una storia, un pezzo di storia che ha riguardato proprio questo momento, questo autore, questo edificio. Quindi credo che questo meriti una sua sottolineatura. Così come ci tengo a dire, prima Bononcini ha fatto un passaggio ragionando anche di turismo, questo collegamento tra la figura di Raimondo Montecuccoli, che è una persona davvero importante, che è nato nel nostro territorio, che ha le sue origini nel Pugnano, e l'ha collegato a questo termine del turismo. Ed è un elemento su cui noi da alcuni anni stiamo lavorando. Stiamo lavorando insieme al Gallo, citava prima Bononcini, abbiamo chiesto proprio di utilizzare anche dei contributi comunitari in una logica di sistema, perché i comuni che sono toccati con i monumenti, con castelli, con torri, sono diverse, in modo particolare credo che l'importante sia Pavullo e il castello di Montecuccoli, però ruotano attorno a queste diversi comuni. Quindi questo progetto del valorizzare la figura di Raimondo Montecuccoli, che molto è conosciuto e stimato in paesi europei, forse molto più che nella terra che l'ha vista nascere, e di utilizzare questa figura con un duplice scopo, quello comunque di fare conoscere ai nostri cittadini un pezzo di storia nostra importante, e anche quella di avere un richiamo turistico. Questo è un filo conduttore che ci ha portato avanti questi anni. L'anno scorso parlavamo delle audioguide, quest'anno le avremo a disposizione, le cominceremo ad avere a disposizione in questi giorni di apertura della mostra, ma è nostra intenzione quindi metterle a disposizione dei visitatori, dei cittadini, anche nella fase successiva. E noi notiamo, questo ci viene detto anche dai nostri cittadini che abitano qua in questo borgo, che si è abbellito, è stato negli anni anche particolarmente curato, che visitatori anche stranieri che arrivano con la carta, vengono a cercare la torre Montecuccoli di Montecenere, la torre medievale di Montecenere, sono davvero parecchi. Quindi questo ci deve fare riflettere su anche dei patrimoni culturali, dei beni come questi, che sono apprezzati in paesi lontani, e quindi forse non del tutto abbiamo noi valorizzato fino ad ora. Io credo che il percorso che è stato individuato sia un percorso importante su cui continuare a lavorare, perché chiaramente sviluppare quell'interesse, fare conoscere è una cosa che avviene col tempo, quindi bisogna continuare a lavorarci, bisogna continuare comunque a promuovere il nostro territorio, i nostri prodotti, le nostre tipicità attraverso anche questa attività. Questa è la cosa che si sta portando avanti, importanti sono appunto l'impegno del GAL, l'impegno comunque anche di contributi comunitari. Domani sera avremo questo spettacolo, questa compagnia teatrale che verrà comunque a recitare una parte della vita di Raimondo Montecuccoli, ed è una compagnia teatrale proprio che arriva attraverso comunque questo progetto comunitario, cioè finanziato in parte anche dalla comunità europea a cui abbiamo aderito come comunità montana, abbiamo chiesto questi contributi, che verrà portato in quest'estate presso tutti i comuni che hanno visto, sono stati toccati in qualche modo, interessati dalla storia di Raimondo Montecuccoli. Quindi questo è un ulteriore passo in avanti rispetto comunque degli obiettivi che anche in passato ci eravamo dati, di valorizzazione appunto del nostro patrimonio storico, del nostro territorio, e davvero io torno a dire che la tappa di quest'anno è una tappa importante, è davvero importante, perché fino ad ora questo bellissimo contenitore, che è la nostra torre, a cui sono molto affezionati e molto fieri, ha contenuto delle bellissime mostre di arte, di pittura, di sculture, cose veramente belle, ma è la prima volta che ospitiamo un pezzo di storia che in qualche modo la riguarda, perché proprio qua veniva citata prima da Bononcini che furono celebrate le nozze di Montecuccoli. Quindi io mi fermo qua, ringrazio davvero ancora tutte le persone, non le cito, parlo del suo presidente che li rappresenta tutti, perché non voglio dimenticare nessuno. Solo di facciare arrivare, ha lavorato tutti, quindi penso che abbia lavorato. E davvero è stata una cosa molto impegnativa, è stato molto bello vedere questa passione. Quando si credono nelle cose ci si lavora davvero con quella marcia in più, cioè ci si crede, si vuole arrivare, ci si dà degli obiettivi. E credo che questa mostra sia il frutto proprio di
di quell'obiettivo, che ovviamente è partito sicuramente anche per voi tanto tempo fa, perché la preparazione di tutto questo credo che abbia richiesto anni di lavoro e di impegno. I nostri storici ci vedono qua, uno era Simone Cini, l'altra Evelyn, questa è il rispondo che sono loro che comunque tengono dietro a, a tutta la storia, poi abbiamo il nostro segretario, Barbara Bembo, che comunque ci tiene tutti organizzati, tutti i legati, aziende, personaggi come Giovanni Danelli, che è qui a casa molto piccolo, è di Milano, quindi anche lui è un altro pezzo, poi grazie a Comincini, un altro che è il compagno di Barbara Bembo, che è sempre comunque ci dà sempre la forza, lì degli attori, Roberta Maduri che so che lo conosci benissimo, quindi un altro Paolo che lo curatore, se ne scopo qualcuno, Alessandro che è il compagno di Evelyn, sono tutti, tutto un gruppo che tutti insieme abbiamo creato questa, questa cosa e quindi ne abbiamo tanto. Veramente bravo. Avete stato citato il circolo di Montesemere, che ringraziamo, adesso sono pochi presenti perché sono impegnatissimi a preparare se il vento, la stagione ci permetterà di fare e riusciranno comunque a, così, a contornare questa iniziativa dedicata alla torre con dei momenti di festa, di allegria e quindi a riempire davvero questi due giorni. Grazie davvero ancora tanto e